Si chiama Mattinata Ecologica in Famiglia, l'obiettivo è quello di sensibilizzare tutto il nucleo, dai grandi ai più piccoli. Non è la prima volta, perché è la quarta edizione, la Deco promuove questa iniziativa. In questa edizione che cosa è in programma? Dunque, in questa edizione c'è la particolarità di ospitare la scuola di Palo Alto, scuola che si occupa di formazione e consulenza aziendale, ma che si è dedicata in particolare con questo intervento a parlare di educazione alla felicità. Abbiamo il piacere appunto di ospitare il presidente della scuola di Palo Alto, il dottor Marco Masella, perché crediamo che comunque la missione di un'azienda non sia solo ed esclusivamente quella di puntare alla propria attività, al proprio core business, ma di fare qualcosa per il sociale. E non c'è nulla di più sociale e di più bello che educare i nostri bambini alla felicità. Abbiamo avuto il desiderio di conciliare quelle che erano le esigenze dei genitori che volevano partecipare al convegno con quella dei più piccolini, che saranno intrattenuti al piano di sopra con laboratori di educazione ambientale che quest'anno sono alla quarta edizione. Noi abbiamo avuto oggi 110 iscritti, probabilmente non sono presenti tutti anche per questione di tempo, ma c'è tanto interesse alla filosofia positiva, quella che oggi viene presentata, una educazione alla positività assolutamente americana, che ha grandissimo successo in Australia e in Germania e che ci auspichiamo possa arrivare anche nelle nostre scuole e nelle nostre famiglie, proprio perché il principio fondamentale di tale filosofia è l'educazione alla felicità, la felicità che non deve essere un traguardo ma deve essere un punto di partenza che ci dà la possibilità di costruire e arrivare oltre.